Amici cicloturisti, ben ritrovati. Inizio 2022 con un giro in gravel che si è dimostrato al di sopra di ogni mia aspettativa. Dopo diversi rinvii, temevo ormai di essermi perso il lungo periodo di bel tempo che durava ormai dal mese di gennaio. Così, la settimana precedente la Pasqua, ho deciso di partire per un viaggio che mi avrebbe portato a percorrere la ciclovia del sole, da Mirandola fin quasi a Bologna, il parco del Delta del Po, seguendo argini di diversi fiumi e canali. Dal punto di vista meteorologico è stato un vero spasso, giornate assolate, temperature primaverili e un terreno perfettamente asciutto, il tutto in una natura che si stava risvegliando dopo il periodo invernale. La prima tappa mi ha portato lungo il sentiero degli Ezzelini e la ciclabile Treviso-Ostiglia per raggiungere il fiume Adige a Legnago in provincia di Verona, dove ho soggiornato all'hotel Salieri, un discreto a 3 stelle senza infamia né lode. Il giorno successivo ho superato il fiume Po ad Ostiglia, seguendo prima la pista ciclabile del canale Bussè e poi la strada arginale dell'idrovia Mantova-Adriatico. Si tratta di percorsi, come quelli del giorno precedente, che ripercorro spesso, essendo a mio parere i migliori per attraversare la pianura veneta in direzione ovest. Migliori nel senso che ti consentono di evitare quasi completamente le strade con gli autoveicoli. Da Ostiglia, per raggiungere Mirandola, è stato necessario invece percorrere alcune strade secondarie, che sono risultate però poco trafficate. Come detto prima, a Mirandola inizia la nuova ciclabile del Sole, inaugurata nel 2021 e ben sponsorizzata dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di una pista tutta asfaltata, che costeggia la linea ferroviaria e risulta solo un po' contorta nell'attraversamento delle varie cittadine poste lungo il percorso. La ciclovia ha come meta Bologna. Io però, volendo raggiungere il Delta del Po, l'ho abbandonata in località Osteria Nuova, dirigendomi verso Molinella, una cittadina nella pianura bolognese vicina ad Argenta. Qui ho soggiornato all'hotel Mini Palace, un accogliente 4 stelle non particolarmente oneroso,
e ho cenato con grande soddisfazione al ristorante pizzeria La Torretta, nelle immediate vicinanze dell'hotel. Il terzo giorno sono partito con destinazione il parco del Delta del Po, seguendo una serie di stradine sugli argini dei molti canali che caratterizzano la zona, strade con pochissimi autoveicoli. Arrivato nei pressi di Comacchio, mi sono immesso nel bellissimo percorso ciclopedonale che attraversa le sue valli e arriva al mare Adriatico al Lido degli Estensi. Da qui, fino quasi all'Abbazia di Pomposa, non sono riuscito a trovare alcuna pista ciclabile e sono stato costretto a percorrere strade locali piuttosto trafficate, riuscendo comunque a evitare la pericolosissima strada statale Romea. Ho quindi attraversato con grande soddisfazione il bosco della Mesola, arrivando finalmente al Delta del Po. Dopo aver attraversato questo sempre suggestivo territorio, ho soggiornato e cenato a Catiepolo, all'albergo Risto Italia, dove sono stato molto bene. Inizio ora il ritorno verso casa, seguendo dapprima i percorsi ciclopedonali che attraversano le diverse valli del Delta, per arrivare poi a Portoviro, dove ho attraversato senza difficoltà la statale Romea, e poi, seguendo argini e strade secondarie, sono arrivato a fiume Adige prima e Brenta poi. La meta di questa tappa è la cittadina di Stra, appena fuori Padova, dove ho soggiornato all'Hotel Park Venezia e cenato nella vicina pizzeria ristorante Antico Ritrovo. L'ultima tappa è stata esclusivamente gravel, seguendo prima il percorso Stramirano e poi quello della Miami. La ormai affermatissima manifestazione gravel da Mirano a Mirano
di circa 130 km. Da Montebelluna ho percorso lo stradone del bosco prima e poi attraversato l'oasi Lipu a piede roba lungo il Piave. Per riassumere, si è trattato di un giro ad anello, quasi tutto su piste ciclabili, strade secondarie, argini, eccetera, di circa 600 km, con un dislivello minimo e realizzato in 5 giorni.